Le fiamme gialle ravennate insospettite dalle rilevanti somme di denaro transitate sul conto di un'agenzia di money transfer di Ravenna, situata in zona stazione Giardini Speyer, hanno portato a termine l'operazione Latinos Money, che ha consentito di accertare 246 violazioni alle norme antiriciclaggio e di sanzionare 220 soggetti che hanno complessivamente trasferito all'estero attraverso l'agenzia di money transfer ispezionata oltre 1.100.000 euro in violazione della normativa antiriciclaggio. Un'attività che si è conclusa in questi giorni, per la prevenzione all'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, e che si è concentrata sull'operatività finanziaria di un money transfer della città di Ravenna, che è risultato aver trasferito verso l'estero somme di denaro per oltre 1 milione di euro in violazione delle norme antiriciclaggio. Il denaro da chi è stato trasferito? Quanti sono stati appunto i controlli fatti e quali e quanti sono stati quelli risultati illeciti? Ma è risultato che in un quinquennio ci sono state 246 operazioni di trasferimento di denaro verso l'estero eseguite in maniera illecita, vale a dire sopra la soglia massima fissata dalle norme per le operazioni verso l'estero, che è di 1.000 euro. In sintesi è emerso che attraverso il frazionamento delle operazioni il money transfer trasferiva e rimetteva verso l'estero del denaro per somme superiori alla soglia massima prevista. In totale sono 220 i soggetti autori di questi trasferimenti che sono stati sanzionati ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio. Rispetto a questi trasferimenti di denaro, ce ne sono alcuni che vi hanno insospettito di più, che potrebbero essere legati ai gruppi terroristici? Allo Stato non abbiamo elementi per ritenere che ci siano stati rimessi di denaro che abbiano finanziato cellule terroristiche. Sono ancora in corso approfondimenti anche in questo senso, ma in questa fase non abbiamo elementi che possano confermare un'ipotesi del genere. L'origine di questo denaro, quindi i soggetti controllati, possono essere collegati invece al mondo della droga locale? Chiaramente l'origine del denaro è complicato poter determinare, essendo trasferimenti di denaro contante, che per definizione non lascia traccia della propria provenienza. Certamente anche in questo senso stiamo effettuando approfondimenti per capire da dove provenga il denaro trasferito e anche per capire se i soggetti autori di queste transazioni avessero una capacità reddituale adeguata per consentire questo tipo di operazioni. Nel caso contrario, chiaramente ci saranno, degli approfondimenti anche di natura reddituale e fiscale in capo ai soggetti autori delle operazioni illecite.